Buonasera e bentrovati alla seconda puntata di Passione Motori, siamo sempre ospiti all'International Karting Indoor di Moniga questa sera parleremo di trofeo Motestate e di motociclismo e poi spazio nella seconda parte alla Mille Miglia ma cominciamo subito a conoscere il primo ospite di questa serata per parlare di motori e per parlare di trofeo Motestate è venuto a trovarci colui che è, è l'ideatore di questa grande manifestazione, buonasera e bentrovato Bruno Sandrini Grazie a tutti e buonasera, grazie di avermi invitato. Allora Bruno, iniziamo subito a parlare di come è nata questa manifestazione, questa tua intuizione, perché possiamo chiamarla così. Sì, assolutamente, è, è banale ma è nata a tavola. È nata a tavola perché la mia, la mia carriera lavorativa si sviluppa principalmente nel campionato del mondo Superbike, dove dal 1999 fino all'anno scorso ho lavorato in maniera continuativa. E un paio di anni fa, eh, trovandomi appunto a livello ospitato a una cena al Moto Estate a livello amatoriale eh, e parlando con un collega nonché amico che è Filippo Del Monte, oggi mio socio, eh, si vedeva appunto questo campionato che stava piano piano andando in declino, organizzato da suo padre eh, che ormai ha una certa età e... Così parlando diciamo perché abbiamo delle idee, si potrebbe fare così, si potrebbe fare così, perché non lo facciamo noi? Suo padre, che è una persona mentalmente molto aperta, ci disse: Sì, dai ragazzi, fatelo davvero. Da un gioco è diventata una, un progetto, un progetto imprenditoriale. E abbiamo preso in mano il moto Estate, il moto Estate che in due anni è passato da 25 piloti ai 150 di Francia Corte. Qualcuno l'ha definita la Superbike low cost, ti piace questa definizione? Sì, assolutamente sì, perché noi abbiamo cercato, sia io che Punto Filippo abbiamo anni eh, di esperienza in questo campionato, in Superbike: eh, di trasferire quelli che sono i concetti che animavano in fase iniziale il campionato mondiale Superbike e soprattutto i concetti di qualità che eh, erano eh, vivibili nel paddock del mondiale Superbike all'interno di questo campionato. E non sono concetti costosi, sono concetti di qualità del lavoro. Poche settimane fa il primo grande appuntamento sul tracciato di eh, Francia Corta nella nostra provincia. Io ero presente, ho visto davvero grande entusiasmo e soprattutto grande passione, che un po' richiama anche il nome della nostra trasmissione. Sì, assolutamente. Noi avevamo questa idea ed è un'idea appunto che viene sempre dal nostro background in Superbike. Abbiamo vissuto per tanti anni le gare in, in Inghilterra, abbiamo visto che eh, e abbiamo capito che una gara eh, può essere trasformata in un evento a tutti i livelli, perché una gara è bella in, 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 non solo se corre Valentino Rossi o se corre Max Biagi, ma è bella in quanto battagliata. Noi abbiamo cercato eh, in prima fase di attirare i piloti con delle formule che eh, siano attente alle loro esigenze. Quindi Abbiamo riformulato completamente rispetto a tutti gli altri trofei nazionali quelli che sono i regolamenti tecnici e i regolamenti sportivi, eh, in maniera tale da avere un contenimento forte dei costi e, soprattutto, da avere eh, delle categorie di ingresso che facilitino eh, i, gli amatori che escono dalle prove libere a diventare eh, piloti per un giorno. Ricordiamo un po' anche. I dati di quella che è stata la eh, partecipazione dei tanti piloti che sono eh, stati protagonisti sul tracciato di eh, Francia Corte e anche le classifiche, i vincitori? Sì, assolutamente. Noi abbiamo, abbiamo verificato 152 piloti, abbiamo iscritto scusate, 152 piloti eh, per otto categorie. Abbiamo avuto il tutto esaurito nelle moto di serie che solamente due anni fa, alla prima gara, aveva 4 piloti iscritti. Oggi ha fatto il, il pienone: 34 piloti iscritti. Eh, e abbiamo avuto appunto tra le altre cose parecchi eh, piloti bresciani che si sono distinti. Nella 1000 eh, Alessandro Filippini ha ottenuto il primo posto nella 1000 Open, la classe regina, e Luca Pedersoli il terzo. Stessa categoria 1000, però Moto di serie ha visto il secondo posto di Massimo De Carli e il primo di Venzi. Mentre nella, come si dice, nella, nella 600 Moto di serie c'era Giovanella a lottarsi il podio fino all'ultimo alle, all giro e poi è scivolato. Eh, abbiamo avuto poi, eh, come si dice, per quanto riguarda i Bresciani, le ottime prestazioni di Zani. Nelle moto di serie Di Anobile nella moto di serie E devo dire che gli altri si sono comunque ben difesi Lottando sempre per le prime 10 posizioni A proposito di eh, moto Io eh, andrei insieme a Bruno e ai nostri eh, telespettatori A rivedere quella che è stata la straordinaria vittoria Di Lorenzo Zanetti eh, sul tracciato di Imola Nel Mondiale Supersport E quindi attenzione a queste bellissime immagini E soprattutto complimenti a Zanetti Ci ritroviamo tra pochissimo Una vittoria nel nome di Senna Antonelli Lorenzo Zanetti tocca il cielo con un dito conquistando il primo Gran Premio stagionale. Il pilota di Lumezzano ha ottenuto con pieno merito il quarto round del Mondiale Super Sport Corso sul tracciato di Imola. Con indosso il casco con i colori di Senne e con la voglia nel cuore di dedicare ad Andrea Antonello una vittoria, Lorenzo Zanetti è riuscito a rompere il digiuno stagionale. Una vittoria con doppia dedica a chi non c'è più, ma è sempre nei suoi pensieri. Ho corso con il casco celebrativo di Senna un mito: vincere su questa pista ha un sapore del tutto particolare. La seconda dedica è per Andrea Antonelli, ha dichiarato appena sceso dalla sua motocicletta Lorenzo Zanetti, visibilmente emozionato. Emozione e felicità per un successo che lo rilancia anche in chiave mondiale. Zanetti in classifica ora al terzo posto con 49 punti. Ma trionfare nella gara considerata di case sull'asfalto, divenuto tristemente noto per la morte di Vittor Senna, rappresenta un sogno divenuto realtà per il pilota bresciano della Superstar. Il driver del team Pata ha condotto la sua onda in maniera magistrale fino alla bandiera scacchi. Scattato dalla terza fila colta con qualifiche da grande e assoluto protagonista, Lorenzo Zanetti ha da subito preso la scia del Paul Menso Foglio. Sfruttando nel ritiro del rivale, il driver Valgobino così potuto assaporare il dolce gusto del primo trionfo stagionale, champagne, il gradino più alto del podio, da assaporare fino in fondo. E queste erano le straordinarie immagini della vittoria di Lorenzo Zanetti, cogliamo l'assist dal Mondiale Supersport al Mondiale Superbike, dove Bruno sei stato protagonista perché hai vissuto davvero tanti anni nel paddock. Come è nata questo tuo approccio, questa nuova professione che ti sei costruito e che cosa ti porti di ricordi? È assolutamente, è una bellissima esperienza di vita, un'esperienza assolutamente piena. Eh, io ho cominciato nel 1999. Eh, Grazie alla presenza nel mondiale Superbike, prima di tutto Supersport, di alcuni piloti bresciani, che erano Fabio Carca Carpani di Desenzano e Marco Borciani, che ha accompagnato tutta la, la mia carriera, e Gigi Scalvini con la 125 GP: appunto, l'anno in cui ha ottenuto i suoi migliori risultati, in cui ha vinto il suo, i suoi gran premi mondiali ed è salito sul podio. E da lì ho cominciato, appunto, visto che ero collaboratore di Brescia Oggi eh, per quanto riguarda la parte motociclistica. Ho cominciato come ufficio stampa, poi piano piano il lavoro si è evoluto. Ho avuto la fortuna di avere un socio eh, che mi ha preso sotto la sua ala protettrice, perché io ero un giovane e mi ha insegnato la professione dell'EPR. Dall'EPR e dall'ufficio stampa ho cominciato ad occuparmi di scouting. E, e quindi ho cominciato a lavorare per le squadre gestendo la parte di eh, selezione dei piloti, di rapporti con la stampa, di rapporti con gli sponsor, di costruzione della squadra fino ad arrivare alla gestione del, completa del budget della squadra e quindi della creazione completa di programmi sportivi insieme all'organizzazione. Eh, come tutti i percorsi è un percorso che... Eh, quando arrivi all'apice, io ritengo di, di aver toccato il mio apice perché da ragazzino ero un grande tifoso di Max Biaggi. Nel 2008 ho avuto la fortuna di, di gestirlo per una stagione. Eh, nel 2011 ho avuto la fortuna di vincere un campionato del mondo insieme a Chad Davis eh, con il team parking Yamaha. Eh, gli stimoli vengono meno, e appunto, come dicevo all'inizio, questo, questo gioco che è il moto estate mi ha ridato la la passione, lo stimolo dei, dei primi giorni di carriera, quindi mi ci sono buttato a capofitto. Tuttora collaboro col mondiale Superbike e Supersport, eh, ma non in più in maniera continuativa come è stato per 14 stagioni. C'è un sogno nel cassetto che culli cool ancora di raggiungere? Devo dirti la verità sì, mi piacerebbe prendere un ragazzino, come abbiamo fatto ma non abbiamo mai completato il percorso, e portarlo dai campionati minori, come può essere il Moto Estate, fino a un titolo mondiale. Beh, questo credo che sia davvero un bel, un bel sogno da poter eh, realizzare. Quali sono poi adesso torniamo anche a parlare di quello che è il discorso del motestate, quali sono i prossimi appuntamenti e chiunque ovviamente è eh, ben accetto se eh, ci seguirà e seguirà questa grande manifestazione. Sì, assolutamente. Noi l'8 di giugno correremo sull'autodromo di Modena, eh, e in questo autodromo abbiamo già avuto un ottimo riscontro perché la, la categoria Race Attack. Cioè, la categoria di ingresso per uh, i, coloro che arrivano dalle prove libere, categoria che si corre solo su domenica e si corre con una licenza molto economica da soli 100 euro, ha raddoppiato le presenze rispetto a Francia Corta. Quindi significa che la nostra intuizione di rendere fruibili ancora una volta le corse a livello economico è stata vincente, sia a livello economico sia a livello di tempo. E, e successivamente correremo a Cervesina. Il nuovo autodromo Tazio Nuvolari che è sottomologo della federazione per due prove il 29 di giugno e il 2 di agosto, e torneremo con una grande chiusura di, di campionato a Francia Corta, che ci aspetta appunto a braccia aperte visto il successo della prima manifestazione, dove cercheremo di ripetere. Eh, quello che abbiamo fatto durante la prima prova e Passione Motori ti seguirà sicuramente grazie Bruno ma come sempre per tutti i nostri ospiti che passano eh, da questo cartodromo dove siamo, eh, lo ricordiamo, ospiti ti tocca un giro di kart perché eh, così poi stabiliremo quella che è una graduatoria e poi il grande finale nell'ultima puntata con il eh, Gran Premio quindi preparati con la tuta e con il casco e tra poco sei in pista mm. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thick. Ben ritrovati in studio, meglio al cartodromo di Moniga dove abbiamo salutato Bruno Sandrini. Abbiamo ritrovato invece un profondo conoscitore della Mille Miglia perché è stata la settimana della Mille Miglia, l'edizione 2014 vinta dalla coppia Mozzi BH. Ben trovato, Dottor Facconi. Buongiorno a tutti e voi. Allora, Attiglio, è andata in archivio anche questa mille miglia, una mille miglia delle, delle polemiche, ma noi le polemiche non le, non le tocchiamo. È stata una mille miglia sicuramente molto impegnativa, una mille miglia allungata di 200 eh, km che ha messo a dura prova l'aspetto fisico dei, degli equipaggi. Beh, buongiorno, sicuramente ha messo a dura prova non solo gli equipaggi, ma diciamo anche le vetture. Consideriamo che 150 vetture erano anteguerra. Abbiamo delle Bugatti del 27, avevamo un Alfa Romeo del 25 che è arrivato al traguardo, avevamo due Bugatti Brescia del 24-25, insomma parliamo di 90 anni di macchina, scomodissime da guidare e le Bugatti sono tutte senza freni, per cui insomma grandi piloti, grandi equipaggi, veramente grande resistenza fisica, gli equipaggi e le vetture. Ti ho presentato come profondo conoscitore della mille miglia, hai fatto dei libri, hai scritto dei libri, hai fatto delle mostre. Eh, io credo che sei forse uno dei più grandi conoscitori di, della corsa della Freccia Rossa, possiamo no, no, così dire. No, 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 non esageriamo. <ride> diciamo che sono un appassionato e eh, che dedico molto tempo a delle ricerche storiche. Vado ad approfondire argomenti, vado a leggere i giornali del tempo e scopro sempre cose interessanti. Infatti mh, Recentemente in una conferenza stampa che ho fatto ad Ascoli mi sono permesso di dire che in qualsiasi nazione al mondo un evento come la Mille miglia verrebbe studiato a scuola. E... E perché non si studia a scuola allora? Ma non lo so, questo forse noi diamo tutto per scontato. Guarda, la Millie Miglia è un grande evento popolare. Una volta e oggi la Millie miglia è l'evoluzione storica dell'auto, è, è l'evoluzione tecnologica. È... La ricerca tecnologica applicata a un mezzo che utilizziamo tutti i giorni. Cioè per cui la mille miglia è stato fondamentale per lo sviluppo delle, delle auto non solo a livello sportivo, ma proprio le auto da usare tutti i giorni. Tu sei un conoscitore, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, ma sei anche un eh, cantastoria della Mille Miglia, perché eh, legata alla mille miglia, lo ricordiamo, sono eh, narrate leggende dal sorpasso di Nuvolari a Varzi. ma ci puoi raccontare magari qualcosa che la gente forse non sa? Beh, allora diciamo che le, le cose che la gente non sa sono tantissime, tantissime. Beh, innanzitutto c'è un fatto. Perché nasce la Mille Miglia? Nasce da una scommessa. Nel 27, siamo nel 26, eh, le aziende italiane da automobilistiche vanno malissime. I regolamenti eh, europei, che erano internazionali per quel tempo penalizzavano molto le aziende italiane, le vetture italiane erano tutte vetture piccole, 1.100, 1.500 massimo, i tedeschi avevano le 7.000, gli inglesi le 4.500, per cui noi eravamo molto svantaggiati. Nonostante ciò questi grandi appassionati di auto, eh, che rappresentavano la borghesia bresciana, vale a dire eh, i nobili eh, Mazzotti e Maggi, questo grande direttore dell'ACI di allora, eh, Renzo Castagnetto, grande uomo di grande eh, organizzazione mentale e pratica, e questo ingegnere della, della Gazzetta dello Sport che era Canestrini, grande appassionato di auto, hanno inventato qualcosa di eccezionale. Loro pensavano di fare un'edizione unica, quella del 27, ma fu una tale la sorpresa e fu tale il successo di quella manifestazione. Sono partite 77 auto e ne sono tornate al traguardo 54. Fu tale il successo che pochi mesi dopo, al Salone dell'Automobile di Torino, il Duce disse proseguite pure e fu la, la molla per andare avanti e far diventare la Mille Miglia un, eme, un evento unico al mondo. Tutti gli altri ce lo sognano, noi lo, lo vediamo davanti a casa, ma pensate che all'ultima Mille Miglia c'erano 35 equipaggi da tutto il mondo, giornalisti da tutto il mondo, noi eravamo una, una minoranza sparuta, <ride> tutti stranieri. Eravamo noi gli stranieri, <ride> gli stranieri veramente. Cioè per cui è, stata, è nata come una scommessa, la fine a se stessa, invece è continuata, 87 anni dopo riempiamo ancora le piazze e le strade. Che Cosa in particolare ti ha spinto a studiare la mille miglia? Perché io credo che ci sarà la ah, molla scatenante. C'è la molla. Eh, io eh, sono di Canneto, abito a Canneto e mio papà da bambino mi diceva: Ah, io ricordi che ho visto la prima mille miglia con nuvolari. Io non sapevo né che cos'era la mille miglia né tantomeno nuvolari. E ogni tanto eh, così emergeva questo io ho visto la prima mille miglia. In effetti nel 27 mio papà era un bambino di 12 anni che abitava in periferia di Canneto e eh, si mettevano questi bambini su un piccolo rione perché avevano paura che i sassi che schizzavano li colpissero. E questo fatto mi ha... io non immaginavo da bambino vedendo le strade asfaltate che ci fossero le strade non asfaltate. E poi successivamente io ho fatto le superiori a Brescia e continuavo questa mille miglia a riecheggiare e da qui mi ha portato ad approfondire, in più c'è un episodio che ricordo nitidamente, all'ultimo mille del 57, il passaggio a Piadena. Io non ricordo di aver visto le auto, proprio niente. Mi ricordo una miriade di persone che a un certo punto si sono messe a urlare taruffi, taruffi, taruffi e mio papà mi ha preso in braccio ma io non ho visto niente. Nel tempo, leggendo la storia e approfondendo questi momenti, ho capito cos'era successo. Era successo che Taruffi ha sorpassato Fontrips prima dell'ingresso al paese di Piadena, per cui c'è stato questo grande boato, questo grande momento di gesto sportivo del, dell'anziano Taruffi ai danni del giovane eh, pilota tedesco, tutti e due della Ferrari. Questo fatto che passa sotto il, 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 così come il momento del giallo di Piazza della 1057 mi ha portato a andare a cercare dei testimoni oculari dell'epoca e ho purato che effettivamente questo sorpasso è avvenuto con un grande gesto di Taruffi che proprio al passaggio a livello di Piazza, adesso è tutto abitato, ma a quel tempo era eh, l'immediata periferia, ha ne approfittato dell'incertezza di Fontrips per sorpassarlo. Fontrips non avrebbe mai vinto quella millimiglia perché era già comunque. Tre minuti dopo Taruffi, però Taruffi ha voluto eh, rimarcare che era il pilota che doveva stare davanti. Tant'è che arrivano a Brescia e abbiamo le famose foto, eh, uno incollato sì. all'altro. Allora, ti interrompo solo un attimo per queste bellissime storie sulla Mille Miglia, perché torniamo al presente, torniamo al Camugna eh, Rally Day e poi tra pochissimo, per vedere eh, insieme come è andata, e poi tra pochissimo di nuovo insieme con Attilio Facconi. Il primo Camugna Rally Day parla Bresciano. Luca Tosini si indica la gara corsa per le strade della Valle Camugna. Cosini profeta in patria, sulle strade di casa il pilota bresciano navigato da Morgan Polognoli è riuscito ad avere la meglio nell'ultimo due prove speciali in programma su Marco Gianesini per soli 4 secondi. Le emozioni e le lacrime di gioia del giovane pilota si mescolano con la commozione per un successo ottenuto nel nome del papà. Il driver di Ceto ha infatti scritto il capitolo della manifestazione intitolata alla memoria del padre. Sono veramente soddisfatto perché è la mia prima vittoria assoluta e quindi sono anche un po' emozionato. Poi visto che è dedicato anche a mio padre, sono ancora più contento. Sono stati due giorni molto belli, intensi. Io faccio parte dell'organizzatore, quindi sono dovuto, tra virgolette, un po' sbattere a far tutto, però sono veramente contento. Dopo una partenza caratterizzata dai tre successi parziali di Marco Zanesini sul Rio Clio S1600, Tosina dapprima ha avvicinato il leader e poi l'ha scavalcato con un rush finale degno di un grande interprete della disciplina. Nemmeno l'errore nel PS2 ha rovinato il successo del portacolore della New Turbo Mark 3 le vittorie nelle ultime prove speciali, ed è in quella circostanza che il driver Camuno ha ottenuto il sorpasso su Giannesini. Per rendere ancora più bella la giornata si è aggiunta la terza posizione per Ilario Vendione e con in gara con una Renault Clio R3C della DB Autosport. E dopo il tuffo nel presente con il Camugna Rally Day ci rituffiamo nel passato con Attilio Facconi, Attilio profondo conoscitore della Mille Miglia, abbiamo sentito il tuo approccio con questa eh, corsa definita da Enzo Ferrari la corsa più bella eh, del mondo, so che eh, riguardo la Mille Miglia eh, hai anche scritto eh, dei libri e hai anche all'istituto delle mostre. Allora, la mia, la mia grande passione alla, per le ricerche storiche mi ha portato a trovare dei documenti molto importanti, per cui un bel giorno ho deciso di scrivere anche io delle storie sulla Mille Miglia. Ho, ho avuto la fortuna di trovare anche documenti inediti, appurare cose che non erano mai state pubblicate, e questo è stato un motivo proprio per mettere nero su bianco. Parlare solo di storia probabilmente era troppo impegnativo, e ho pensato così, di, con un editore che mi ha sostenuto, di eh, preparare delle produzioni editoriali che raccontano una parte della storia della Mille Emilia che comunque è un patrimonio inestimabile della nostra storia, della storia italiana, della storia delle auto, della storia de della società e del costume e dell dello sviluppo industriale come ho detto prima, ma anche vedere attraverso un racconto di immagini e suggestioni particolari cosa succede sulle strade dell'Italia quando passa la Mille Emilia. Una domanda mi sporge spontanea, ma l'hai mai fatta la Mille Emilia? Allora l'ho seguita come giornalista accreditato al seguito per 7-8 edizioni io, io, dico, io dico corsa eh. No, ti dirò di più, vi dirò di più che proprio non è che la cosa mi interessi sinceramente Questo è strano però è strano. Rimango affascinato nel vedere queste auto, eh, queste vetture particolari Ieri ho fermato e ho presentato in piazza Sordello a Manto dove ero lo speaker ufficiale così come giovedì sera a Desenzano L'Alfa Romeo 2009, 8 cilindri, eh, tipo A, eh, con la quale Nuvolari ha gareggiato, eh, era la macchina di Formula 1 di quel tempo. Io vederla ancora transitare e sentire questi, questi rombi mi emoziona tantissimo, ma penso a tutta la storia che c'è dietro. E quella vettura, secondo me, era, storicamente era quella più importante, quella diciamo senza prezzo, perché ne hanno fatti solo sei esemplari e noi ne abbiamo visto uno veramente passare davanti a noi ancora con, uno, con un motore a postissimo. Al di là di questa vettura, siamo quasi in chiusura, ce n'è una, anche un'altra in particolare che eh, ti ha colpito, o comunque della quale magari hai trattato? Allora, no, io rimango colpito dalle Bugatti, perché erano scomodissime e non frenavano, e ammiro molti questi personaggi, come Giuliano Canè, che quest'anno scorso si è cimentato su questa vettura, che lui, insomma... La macchina è piccola, lui non è poi piccolissimo. Esatto, per cui sta anche scomodo e è riuscito comunque a fare dei risultati importanti. Eh, Bruno Ferrari, che ha vinto la mille miglia, Silecchi, che ha vinto la mille miglia nel 2003 e anche adesso è sempre tra i primi. Io quando li vedo da reggere su queste auto lo rimango veramente: dico, ma come fanno? Questi sono i grandi piloti. Ecco. Allora, siamo in chiusura nel nostro appuntamento. Ringraziamo Attiglio Facconi eh, che staremo volentieri ad ascoltare per ore e ore. Io, sinceramente, eh, lo ammiro davvero tanto per quello che ha fatto per la Mille Miglia, perché ricordare questo mito, perché è un mito, una leggenda davvero importante. Però c'è ancora una cosa che devi fare, Attiglio: tu te casco, perché è passione motore anche questo, con vetture moderne che sono i go-kart, e ti aspetta un giro di pista. Comunque, vi svelo una cosa che pochi sanno: ho fatto due Rally qualche decennio fa. E come sono andati? Nel gruppo N sono andato bravissimo, ho investito i cronometristi, hanno sospeso la corsa. Non è male, dai, non è male. Meglio che ci dedichiamo la, alla cultura della Mille Miglia. Va. Grazie da Attilio Facconi, grazie a voi che siete stati in nostra compagnia per la seconda puntata di Passione Motori. Torneremo la prossima settimana. Ora, spazio ovviamente alle immagini dedicate al giro di pista di Attilio Facconi. Feeling my way through the darkness. Got it by a beating heart I can't tell where the journey will end. But I know it's hard. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.